Rappresenta la quarta partecipazione al Festival di Sanremo, quella dell'edizione 2015. Stiamo parlando dei DAF, che presenterà la grande manifestazione canora il brano Come una favola. Ha dimostrato fin da giovanissimo una grande inclinazione per la musica, il cantautore di origini pugliesi. Dopo una breve parentesi a Firenze per coltivare gli studi di architettura, Raff approda a Londra, dove fonda insieme a Ghigo Renzulli, futuro chitarrista di Litfiba, un gruppo rock dal nome Caffè Caracas. E proprio da questa esperienza e dall'enorme bagaglio culturale maturato all'estero, nasce nel 1983 il primo grande successo discografico, Self Control. Dopo una serie di singoli che conquistano il pubblico italiano, Raff esordisce al Teatro dell'Ariston nel 1988 con il brano Inevitabile Follia. Gli anni 90 rappresentano per Raff il boom mediatico e musicale, tanto da arrivare a prestare la sua voce per il debutto discografico di Laura Pausini nell'interpretazione a due voci del grande successo Mi rubi l'anima. Dopo una breve pausa, gli anni 2000 rappresentano il grande ritorno del cantante con l'album Iperbole. Inizia poi il periodo delle importanti collaborazioni con altri musicisti, tra cui ricordiamo Edoardo Bennato, Alex Britti. Nel 2011 l'album Numeri balza ai primi posti delle vendite iTunes, mentre raggiunge la sesta posizione nella classifica ufficiale FIMI dei dischi più venduti in Italia. Al 2013 invece risale l'importante collaborazione con Natalie per il nuovo singolo Sogno d'estate. Nel 2015 è prevista la pubblicazione del nuovo album e l'inizio di un nuovo tour. Speriamo allora che il Festival di Sanremo rappresenti per Raff, ancora una volta, una grande occasione per stupire il pubblico che lo segue da tanti anni.